Ciao a tutti, bentornati, benvenuti, buon inizio settimana. Oggi facciamo latino. Allora, la settimana scorsa abbiamo aperto con greco, quindi come analizzare una frase in greco e tradurla al meglio. Oggi facciamo l'altra faccia della medaglia, latino. Allora, io ho preparato una scheda con quattro frasi in latino. Le prime due le ho analizzate e già tradotte. La terza l'ho soltanto analizzata, la quarta invece è pulita, è vuota, quindi questa scheda verrà poi pubblicata sul sito www.studentevincente.com nella sezione dedicata a Studiamo insieme nelle risorse gratuite, quindi voi potrete stamparla e se vi va provare a tradurre e ad analizzare le ultime due frasi e dopo ovviamente potete inviarmi il materiale se volete la correzione, se ci sono dei dubbi, delle domande o qualcosa che magari non vi è chiaro e volete avere una spiegazione un pochino più approfondita. Allora, prima di cominciare l'analisi e la traduzione, io vi volevo dare alcuni consigli per rapportarvi al meglio con il testo in latino. Parliamo di frasi perché in realtà anche una versione è una frase, no? Cioè, se noi prendiamo una versione di 10 righe e ad ogni punto ci fermiamo, facciamo finta che sia una frase, avremo invece che una versione di 10 righe avremo, non so, 9 frasi, ok? Quindi il mito della versione, no, che fa paura, oddio, 10 righe, è come se fossero 9 frasi o 10 frasi da una riga ciascuno, no? Quindi, perché vi dico questo? Perché anche in una versione è importante andare avanti frase per frase. Ovviamente dovremmo avere in mente un po' quello che è il contesto e quindi ci aiuterà la breve sintesi che c'è magari scritta sopra, oppure il titolo, no? O se ci sono delle note. Quindi dovremmo avere in mente tutto quello che è il contesto della nostra versione, però prendiamola come se fosse un insieme di frasi. E a questo proposito, il mio primo consiglio è quello di utilizzare dei colori. Quindi io, ad esempio, nella scheda che voi vedrete, credo che si veda così, ho scelto il rosa per il soggetto, l'azzurro per il verbo, il verde per il complemento oggetto e l'arancione per gli altri complementi. Sapete che faccio sempre, no, questa distinzione tra il complemento oggetto e gli altri complementi, perché il complemento oggetto è quello un pochino più frequente, no? In italiano è il nostro complemento diretto, quindi che non è introdotto da preposizioni. Però anche in latino è utile distanziarlo perché, nonostante abbiamo i casi genitivo, okay, ablativo, che compaiono sempre, comunque, però il complemento oggetto è il più famoso, okay, il più frequente, quello che nella frase base troveremo sempre, okay, soggetto, verbo, complemento oggetto. Quindi distanziarlo dagli altri, differenziarlo, ci aiuta poi a capire meglio il senso della frase. Altro consiglio, secondo, è quello di scrivere una sezione nella mia pagina, che è questa qui, spero che si veda, di vocabolario lessico, dove inserire sicuramente le parole che io non conosco, quindi ad esempio, non lo so, qui ho diligenza, diligenzie, quindi scrivere il nominativo, okay, e il genitivo, almeno la desinenza del genitivo, perché così posso ricostruire la declinazione, quindi andandola a cercare sul vocabolario capirò che diligenza e diligenzie appartiene alla prima declinazione e non mi sbaglierò pensando magari che è della terza, non lo so. Trovo lucem, mi viene in mente questa parola, vado a cercarla, scopro che appartiene della parola lux lucis, quindi riuscirò a capire che non si tratta di una seconda declinazione, una prima, ma di una terza. Appuntarmelo a cosa serve? Sicuramente a ricordarla questa parola, perché quando poi andrò a tradurre una versione in classe, il dizionario è utilissimo e va sempre tenuto sul banco, però è dispersivo e mi fa perdere anche tanto tempo dover cercare parola per parola. Quindi più parole io riesco a memorizzare, più il mio lavoro è facile, sereno e senza intoppi, ok? Quindi scrivere un vocabolario con il lessico, almeno quello che non conosco, e un mini vocabolario con i paradigmi. Incontrerò diversi verbi nelle mie frasi, nella mia versione, no? È bene riportare il paradigma con la traduzione, sempre per lo stesso principio dei vocaboli, quindi per ricordarli, memorizzarli e non doverli poi sempre andare a cercare quando faccio il compito in classe o faccio i compiti a casa. Ma è anche utile perché così io riesco a capire
effettivamente a che coniugazione appartiene, che modo è, che tempo è, eccetera. Io nella scheda vi ho anche inserito un bonus track, ok? Una traccia in più, che è come si legge un paradigma. Prendiamo ad esempio laudate, che c'è in una delle nostre frasi, che ovviamente è un imperativo, però io quando vado a scrivere il paradigma non scriverò laudate uguale lodate, ok? Scriverò laudo, virgola, as, laudas, virgola, avi, laudavi, atum, laudatum, are, laudare, ok? Troverete ovviamente la formula scritta bene nella scheda che inseriremo nel sito. Come si legge questo paradigma? Allora, il primo, laudo, è la forma prima persona singolare, presente, attivo, ok? Poi abbiamo as, laudas, che è la seconda persona singolare del presente attivo. Avi è il perfetto, sempre prima persona, atum il supino e are è la mia coniugazione. In questo modo io riesco a ricostruire, quindi se ho, non so, laudat, capirò che si tratta di un presente guardando il paradigma. Se ho laudavi, allora capirò dal paradigma che si tratta di un perfetto, eccetera. E così via. Se questa cosa vi può interessare, io chiaramente l'ho trattata un pochino velocemente perché non è l'argomento del nostro appuntamento, ma se la cosa vi può interessare potremmo fare un'altra puntata in cui parliamo del paradigma, che cos'è, come si forma, come si cerca, eccetera. Quindi nel caso basta che mi lasciate un commento qui sotto e me lo chiedete, io lo faccio più che volentieri. Allora, dati un po' questi consigli, un'altra cosa che io vi dico, che dico comunque ai ragazzi con cui magari lavoro a volte, latino, è quello di spezzare la frase. Cioè, se io mi trovo in una frase, con una frase che ha un solo verbo, siamo abbastanza a posto, no? Faccio la mia analisi. Ma se la mia frase ha due verbi, come ad esempio questa che ora vi leggo, Mercurius nuntius deorum erat, et animas mortuorum ad inferos deducebat. Allora, qui ci sono due verbi che sono erat e deducebat. Io ho anche una congiunzione et, che quindi mi collega due frasi, avrò due frasi distinte. Quindi, dopo il primo verbo erat, c'è un et, io mi fermo, traduco prima la parte 1, Mercurius nuntius deorum erat, ok? Perché non ha senso cercare tutte le parole, oddio cos'è questo, cos'è quello, partiamo dall'inizio, così dopo anche la seconda parte prende senso, no? Allora, prima cosa da fare, individuare i verbi. Una volta individuati, io li posso sottolineare, in questo caso con l'azzurro. Partiamo dalla prima parte, quindi Mercurius nuntius deorum erat. Il verbo è erat, benissimo. Allora, erat, cosa può essere? È il verbo, lo dico io in questo caso, è il verbo essere. Siamo al tempo imperfetto. Allora, erat mi dice una cosa importantissima ed è la ragione per cui io devo cercarlo per primo. Mi dice chi è il soggetto, quindi chi è che era? Vado a cercare ovviamente una parola che sia in nominativo. In questo caso, attenzione perché io ne ho due, ho Mercurius e Nuntius. Quindi potrebbero essere insieme, ok? Quindi Nuntius è messaggero, Mercurius è Mercurio, potrebbe essere il messaggero Mercurio. Il messaggero Mercurio era e poi ho deorum. Deorum, attenzione, la desinenza orum mi dice che ho davanti a me un altro complemento, quindi arancione. In questo caso che complemento è? È un genitivo plurale. Quindi Mercurio, abbiamo detto il messaggero, era degli dèi, stona un pochino. Quindi proviamo a slegare quel Mercurius da Nuntius. Mercurio era Nuntius, messaggero deorum degli dèi. Quindi Nuntius diventa un predicativo del soggetto perché ho il verbo essere, ok? Quindi quella famosa parte nominale che mi va a indicare che cos'è il soggetto, d'accordo? Et, quindi passiamo alla seconda parte, et abbiamo detto animas mortuorum ad inferos deducebat. La prima cosa da fare è individuare il verbo, anche qui, deducebat. Deducebat ho un grandissimo aiuto che è il bat. La B, che mi dice che siamo ancora una volta all'imperfetto, ok? Di un verbo che è deduco, quindi una costruzione di duco. Infatti nel paradigma io posso andare a scrivere deduco, deducis, deduxi, deductum, deducere, oppure posso semplicemente scrivere duco.
tanto più o meno il significato poi è sempre condurre, no? E allora, deducebat è una terza persona singolare, quindi andiamo a pescare il soggetto. Se non ci sono altri nominativi nella mia seconda parte, allora il soggetto sarà inevitabilmente Mercurius. Quindi, conduceva Mercurio, abbiamo adesso teoricamente un complemento oggetto che è animas. Io l'ho sottolineato in verde, colore che ho scelto per i complementi oggetto. Animas, quindi le anime, perché è un accusativo plurale di un termine della prima declinazione. Se non lo conosco, lo posso puntare nel mio vocabolario. Quindi conduceva, sempre il nostro Mercurio, le anime, mortuorum, anche qui desinenza orum, come deorum, genitivo plurale, dei defunti, ad inferos, agli inferi, all'aldilà. Allora, questo ad ci dà un'idea di un moto a luogo, no? Conduceva a quel posto. E questa costruzione ce la possiamo appuntare, se non ce la ricordiamo, teniamo conto che è ad più inferos è un accusativo plurale, quindi sarà ad più accusativo. Perciò ogni volta che lo ritroveremo sapremo che può essere un complemento di moto a luogo. Quindi, per ricapitolare più il tutto, la nostra frase è: Mercurio era il messaggero degli dei e le anime dei defunti conduceva nell'aldilà, all'aldilà, ok? Abbiamo fatto la nostra prima frase. Passiamo alla seconda, che è un pochino più corta e forse la struttura è anche leggermente più facile. Magistri, discipulorum et discipularum diligentiam laudate. Allora, magistri, maestri. Abbiamo magister, magistri, che è della terza declinazione, quindi ce lo possiamo puntare se non lo sappiamo. Andiamo avanti, diligentiam, va bene. Direi che del resto le altre parole sono tutte abbastanza semplici. Quindi, prima cosa da fare è trovare il verbo, molto bene, che è laudate, l'avevamo detto anche prima. Laudate in questo caso è un imperativo dal verbo laudo, di cui abbiamo detto anche il paradigma. Laudate il soggetto quale sarà? Magistri, quello che vi dicevo poco fa, ok? Terza declinazione, magister, magistri. Da non confondere con il genitivo, ovviamente, ma poi andando a trovare prima il verbo noi riusciamo a capire questa cosa, no? Se si tratta veramente di un soggetto. Quindi, maestri, lodate. Che cosa? Vado a cercare un complemento oggetto. In questo caso ho diligentiam, lo sottolineo in verde, la diligenza, l'attenzione, no? Discipulorum et discipularum. Orum arum, desinenza del genitivo plurale. È lo stesso termine, uno al maschile e uno al femminile. Quindi lodate la diligenza o l'attenzione degli allievi e delle aliene, ok? Benissimo, questa era veramente breve e semplice, indolore, no? Allora, vi leggo la terza. Alexandri, copie, populos et Asie et Europe provincias submittebant. Allora, facciamo l'analisi insieme, però io non ve la traduco, vi darò magari qualche significato. Allora, per prima cosa troviamo il verbo che è submittebant. Submittebant, due cose importanti. Allora, intanto abbiamo l'idea di mitto, questo verbo, no? Inviare, mitto. Quindi anche quando andremo a scrivere il paradigma, submitto sarà lo stesso paradigma di mitto, che potremo appuntarci, sarà mitto is, esatto, misi, missum, ere. Perfetto. Quindi, bant, ta 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 ta. Bant cosa ci dice? Allora c'è la B, quindi in questo caso bant è un imperfetto, d'accordo? Nt ci dice che è una terza persona plurale, attenzione da non confondere con il singolare perché c'è quell'Alexandri che sembra tanto un soggetto ma non lo è. Allora andiamo a cercare il soggetto vero che possa compiere l'azione di submittebant ed è copie. Copie è uno dei tanti, dei tanti termini in latino che, tanti insomma, che al singolare non significato, al plurale ne hanno un altro. Attenzione perché copie vuol dire abbondanza, ricchezza. Mentre copie, copiarum, sono le truppe, ok? Quindi in questo caso copie non è un genitivo, un altro caso di copia, copie, ma è un nominativo singolare di copie copiarum che ha soltanto la declinazione al plurale. Quindi ta 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 ta,
copie submittebant Alexandri. Alexandri è un genitivo che si riferisce a copie, quindi lo sottolineeremo in arancione, come ho fatto io almeno. Poi andiamo a vedere cosa abbiamo anche, perché c'è populos et asi et europe provinces. Quindi populos che caso è? Accusativo plurale e anche provincias è un accusativo plurale, ovviamente di due declinazioni diverse, però sono accusativi, quindi li metterò in verde. Dopodiché ho et Asie et Europe. Questo et, prima abbiamo visto et congiunzione che mi collegava due frasi, in questo caso et diventa non e, ma sia, ok? E poi abbiamo Asie e Europe che potrebbero essere genitivi, no? Dell'Asia e dell'Europa. Bene, nella scheda troverete scritto prova tu, perché potete provare voi a fare la traduzione e poi magari inviarmela, così la correggiamo insieme. Bene. Quindi, detta questa cosa, io passerei all'ultima frase, che è questa qui sotto, che non ho fatto l'analisi, ve la leggo soltanto. Allora, Rome in foro multa edificia sacra et profana erant, et clarorum virorum monumenta. Attenzione, perché qui sembra che vada staccata la frase, ma c'è un unico verbo. Vi ho già detto troppo, vi ho dato un grandissimo indizio. Allora, bene, ricapitolando di nuovo, mi piace ricapitolare oggi, perché mi piace fare questi riassunti. Allora, miei consigli questi. Per prima cosa, scegliere dei colori con cui individuare le varie parti della mia frase. Verbo, soggetto, complemento, oggetto, altri complementi. Se vi piacciono i colori e avete voglia di magari fare questo lavoro un pochino più, più corposo, potete anche scegliere colori diversi per i complementi più frequenti. Se state facendo l'argomento dei complementi di luogo, quindi moto a luogo, moto da luogo, stato in luogo, potete scegliere un colore per ogni complemento, così lo andate a cercare volta per volta nelle frasi. Poi fare un vocabolario a lato nella pagina dove scrivere le declinazioni, quindi le varie parole con il nominativo e il genitivo, per poi andarle a ricostruire e per memorizzarle, e i paradigmi, ok? Vi ricordo che se volete sapere di più sui paradigmi possiamo fare una puntata insieme dove ne parliamo e andiamo a vedere nello specifico che cos'è, a cosa serve, come si legge. Poi, altra cosa, dividete la frase, se ci sono due verbi fermatevi, ok? Fermatevi al primo verbo e traducete fino lì. Ovviamente se si tratta di una versione sarà bene tenere presente tutto il contesto storiografico, no? Se stiamo parlando di Alessandro Magno, se stiamo parlando di una guerra, se stiamo parlando di una volpe che va alla ricerca dell'uva, no? Bene, allora io credo di avervi detto tutto. Se ci sono delle domande o dei dubbi o delle, non so, delle richieste particolari, potete scrivermi commentando qui sotto o scrivendo all'email info@studentevincente.com. Spero che vi sia stata utile questa lezione, tra virgolette, di latino, come analizzare una frase in latino. Io vi auguro un buonissimo pomeriggio, una buona serata e ci vediamo molto presto con una nuova puntata. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione.